ad avvicinarsi il sindaco di Chiusavecchia. L'insignito Daniele Cimino è stato dipendente del comune di Imperia. Nell'ambito delle sue mansioni presso l'amministrazione comunale si è particolarmente distinto per la disponibilità al servizio della cittadinanza, sempre dimostrata in plurime occasioni, quali la gestione di uno scuolabus per ragazzi diversamente abili e il tutoraggio di attività socialmente utili a favore dei richiedenti asilo, dando così l'opportunità a numerosi immigrati di svolgere volontariato a favore della comunità locale. E anche qui devo proprio, sono obbligata a dire qualcosa. Per me Daniele Cimino ha rappresentato un grandissimo punto di riferimento in generale, ma soprattutto proprio nell'organizzazione di questi eventi. E con il mio modo di dire qualche anno fa, un po' il deus ex machina di alcune idee, di alcuni ritrovati, diciamo. Lo ringrazio anche per quello che è stato detto poco fa, e per la sua grande, per il suo grande impegno che ha messo nell'impiego dei migranti che sono stati assegnati qui al Comune di Imperia. È riuscito a coinvolgere, è riuscito a fare con loro delle iniziative bellissime, ma soprattutto che si sono viste, che la comunità ha potuto toccare con mano, perché è andato ad incidere su tante parti anche un po' abbandonate di questo territorio, e quindi coinvolgendoli e dando veramente loro una grandissima voglia di fare, ha conseguito dei brillanti risultati, e lo ringrazio di questo. Lo ringrazio ancora perché, benché sia in pensione, anche quest'anno non ci ha fatto mancare la sua collaborazione. Basti pensare che ancora ieri sera, a luna di notte, eravamo qui con lui a ritoccare, a fare gli ultimi ritocchi di questa cerimonia. Quindi sento veramente il dovere di dedicargli un pensiero particolare. E vorrei anche, visto che abbiamo l'opportunità di farlo, cedere la parola al sindaco di Imperia, che forse anche lui ha piacere di rivolgere un pensierino non cattivo al nostro Daniele. Sono molto felice e onorato di essere qua con te, Daniele. Ci diamo di tu. Esco un attimo dal protocollo, però credo che vi sia concesso. Sono qua per dirti che la città di Imperia ti ringrazia ed è felice che tu abbia ricevuto questa onorificenza. Sono qua per dirti che molte manifestazioni di Imperia senza di te non sarebbero riuscite come sono riuscite, e sono qua per dirti che ti ringrazio anche personalmente per aver sempre lavorato in silenzio, oltre l'orario di lavoro, senza fare nessuna richiesta e nessuna polemica. Questo è il modo giusto di lavorare, secondo me. Grazie. Ringrazio anch'io Daniele, perché ho avuto parecchie occasioni di poter collaborare con durante varie manifestazioni del Comune di Imperia. Adesso che è in pensione, ci auguriamo che possa dare una mano anche al nostro piccolo comune per organizzare qualche manifestazione e esserci d'aiuto. Congratulazioni.